Ciao a tutti da Vron Bright, siamo qui a Spazi Reali. Oggi si è tenuto il secondo seminario a cura di Aria e l'argomento era affettività e sessualità. Con me ci sono i maestri del seminario. A voi la presentazione. Sì, io sono Herberto e faccio parte del coordinamento Torino Pride e sono un formatore. Io mi chiamo invece Pierluigi Gallucci, sono uno psicologo, uno psicoterapeuta di Aria per il coordinamento Torino Pride. Io sono Giorgia Bartolini e sono psicologa psicoterapeuta e lavoro ad Aria con la cooperativa Terzo Tempo. Bene, la prima domanda è: come mai oggi avete voluto fare una lezione pratica e non teorica? Va bene. Allora, abbiamo deciso di fare una lezione pratica con una tecnica che si chiama sociometrie, che poi spiegherà Herberto, perché parlando di affettività, sessualità dei ragazzi, ci sembrava utile e interessante far coinvolgere il corpo degli adulti che hanno partecipato al seminario, giusto per dare l'opportunità di ascoltare, diventare consapevoli di come il proprio corpo reagisce e prendere posizione rispetto alle storie dei ragazzi. Sì, la sociometria è una tecnica che noi in formazione utilizziamo molto spesso e che offre la possibilità alle persone di dare delle risposte non necessariamente verbali, ma anche semplicemente soltanto posizionandosi nello spazio a seconda delle domande che vengono poste. E questo è un modo che facilita il dialogo e la comunicazione all'interno dei gruppi. Bene, l'altra domanda è: come un adulto può prendere spunto per parlare di questo tema ai ragazzi? Sì, il seminario è stato occasione di provare a fare questa cosa qui. Ovviamente il tema dell'affettività, della sessualità in generale è molto complesso, molto ricco di sfumature, di emozioni, appunto di corpi. Vale chiaramente per i ragazzi e ragazze con cui ci confrontiamo e vale per noi adulti. Quindi l'invito che abbiamo fatto, provando ad attivare le persone che sono venute, che sono messe in gioco davvero, in modo anche inaspettato, sia in veste di genitori, sia in veste di educatori e insegnanti, è stato un po' quello di provare a sentire un po' di più, perché è vero che ci sono delle parole per dirlo o non dirlo determinate cose, ma è anche vero che prima delle parole arrivano le sensazioni, le emozioni, quindi bisogna essere anche un po' pronti, no? O preparati dal punto di vista emotivo per poi dare delle risposte competenti e attente quando i ragazzi e le ragazze ci fanno domande o ci pongono una questione di affettività, di cosa piace, di cosa non piace, dell'amore, del sesso, come si fa, no? Quindi tutta una serie di cose che ci pongono, no? In prima persona, prima che come ruolo, ci mettono in gioco e che quindi bisogna un po' provare a sentire per poi provare a pensarle e provare a raccontare qualche cosa in modo sensato rispetto alle domande che pongono. Bene, io vi ringrazio e ciao a tutti. Grazie. Grazie.